Tre sale espositive e una grossa sala diorama, questo è lo spazio del Museo Paleontologico del Parco del Cilento e Vallo di Diano a Magliano Vetere. La struttura ospita i reperti che sono stati rinvenuti nel comprensorio, un'esposizione permanente, unica nel mezzogiorno. Quindi attraverso lo studio di siti paleontologici di rilevanza scientifica notevole, un po' somiglianti a Pietraroia, il famoso sito dove è stato rinvenuto il primo dinosauro italiano, detto Ciro, lo Scipionix. Sulla base di questa importanza di siti cilentani abbiamo cominciato a creare un percorso di musealizzazione che si è concretizzato adesso qui a Magliano Vetere, con una struttura che ha una parte espositiva e didattica che è una classica struttura museale e una parte in qualche modo artistica, però scientificamente strutturata, che ricostruisce un ambiente di circa 90 milioni di anni fa con organismi, piante, animali e caratteristiche ambientali che riassumono un po' quella che era la situazione nella nostra area, in un oceano cosiddetto tetide che oggi è scomparso, che era popolato da animali estinti e dinosauri nelle aree emerse. Dunque questa, piuttosto che mostra, è una mostra permanente, ovvero è un museo a tutti gli effetti, e ha questa grande sala diorama dove viene ricostruito l'ambiente di 90 milioni di anni fa e le sale espositive dove sono esposti, nelle ultime due sale, fossili rinvenuti proprio nei giacimenti cilentani, alcuni dei quali hanno anche interesse scientifico a livello di essere stati pubblicizzati in modo internazionale, rappresentando nuovi generi e nuove specie di organismi vegetali ed animali. Abbiamo oltre a questo una ben strutturata organizzazione laboratoriale a contorno, sia per la didattica che per quelle che sono attività connesse con le strutture museali che vogliono crescere e continuare anche il percorso della ricerca, consentendo quindi di effettuare nuovi scavi paleontologici e anche il restauro e preparazione di materiale fossile, creando in prospettiva, speriamo, una scuola su questi temi anche qui in Meridione, dove c'è poco. Diciamo, io insieme ad altri colleghi ci siamo impegnati su questo, nella realizzazione di questo museo, perché credevamo nell'idea, credevamo nel fatto che questi tipi di strutture possono essere importanti per il territorio. Come è strutturato e soprattutto come visitare questo museo? Allora, il museo va visitato sicuramente prendendosi del tempo, non certo il tempo geologico a cui si fa questo museo, ma quantomeno un tempo tale da poter conoscere tutti gli aspetti di questo museo, dalla conoscenza di quella che è stata la vita sulla Terra a quelli che sono stati solo i giacimenti fossili di questo territorio, a capire perché ci troviamo in un posto come questo, cioè nella rappresentazione di un ambiente di 80 milioni di anni fa.